Ugo, il Ah, dottor Pier Giordano, Paolo, presento il benissimo. Buonasera a dottore, tutti. Ugo presento il dottor Giordano. Ugo Giordano, che è un collega dell'ospedale Bambino Gesù, che è il riferimento per le problematiche relative all'ipertensione arteriosa nel giovane. Mi vedete È bene? riferimento all'ospedale. Ottimo. Mi vedete bene? Anna Maria Vittoria? Anna Maria Io non ti Vittoria vedo, Mattioli? Ugo. Adesso? Ma Mi senti? dica. Ecco, no, ti si vede, come no, certo. Ma mi sentite bene? Sì. Anche, anche, Adesso? anche. Bene. No, forse devo. Forse così meglio, vero? No, ma vai bene. Bene, insomma, meglio di così, insomma. La professoressa Mattioli e il professore Bassareo. Paolo l'ho sentito stamattina, lui si collega sicuramente. Ciao Carolina. La Mattioli. Prova a chiamarla. L'unica cosa è che in qualsiasi caso non c'è, abbiamo il tempo davanti a noi, insomma, fino a stasera, insomma. Beh, no, Vabbè, proprio fino a fino a stasera stasera no, eh. no, no, stavo scherzando, dicevo, in qualsiasi caso, anche se ritardiamo di qualche minuto, insomma. ciao, ciao, ciao. Ah, mi dispiace. D'accordo. Ok, d'accordo. Temevo. No, ne ero sicuro. Ok. D'accordo, a tra poco, spero, a tra poco. Ciao, ciao. La professoressa Mattioli ha qualche problema di collegamento? È bloccata in autostrada in un ingorgo e quindi il collegamento è un pochettino più problematico. Certo. E Piero Paolo Bassareo? Prova a chiamarlo. Pier Paolo, noi siamo pronti. Sì, adesso. E lui c'è un'ora dietro, un'ora avanti, che cos'è? Vi aspettiamo. Ok, non si preoccupare. È alle 3 ma ora italiana. Ok, ciao. Non ti preoccupare, ciao, ciao, ciao. Professor Bassareo si è confuso tra ora italiana e ora inglese, quindi si sta collegando. Va bene. Allora, coordinatore di noi tutti, quando tu ci dici, noi inizieremo. Aspettiamo Pierpaolo, che è Mi uno sembra dei anche giusto, moderatori. Pierpaolo, lo dobbiamo Io, il mio aspettare. ruolo è molto limitato perché io volevo sottolineare come questo sia un argomento molto importante. Sono un po'
tra il dispiaciuto e il sorpreso della scarsa partecipazione, mentre in altre occasioni è stata la partecipazione in occasione di argomenti più specifici, più di nicchia, è stata maggiore. La l'ipertensione arteriosa è un tema di salute pubblica nel mondo pediatrico, a maggior ragione per la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari. Perfetto. Speriamo di sbagliarmi e che il maggior numero possibile di colleghi si possa collegare. Ringrazio il professor Petrinelli per la sua partecipazione e ringrazio il professor Petrinelli anche per il suo costante stimolo, con le buone o con le meno buone, a portare avanti i programmi del gruppo di studio. È veramente è stato fondamentale per questo. Io, a me non mi resta che cedere la parola al primo relatore, però aspettiamo ancora qualche minuto. Sì, aspettiamo Pierpaolo e iniziamo. Almeno Pierpaolo. Comunque Paolo, le meno buone, no, non è così. No, era una battuta, perché sempre carità. È stato assolutamente... La finalità, la finalità era assolutamente... Sì, assolutamente. No, era assolutamente una battuta. No. Sono state apprezzate assolutamente. No, io tra l'altro, mentre aspettiamo, io magari scambiamo due parole su questo. Io sono, tanto io quanto Mercuro, quanto anche il consiglio direttivo, è lusingato dal modo in cui i gruppi di studio hanno risposto alla nostra, diciamo così, alla spinta che abbiamo voluto dare. E penso che sia un cambiamento che è importante, che contribuirà magari a aumentare ancora di più l'attività nell'anno che viene. Quindi è verissimo, verissimo. Tra l'altro è in corso di revisione il primo numero dei paper che sono stati mandati al Journal of Cardiovascular Medicine, e credo che voi siate tra quelli, no? Perché sì, questo paper... Quindi tra breve sono paper che sono sottoposti a revisione, che vedremo che tipo di, eventualmente quali tipi di problematiche sollevano, ma è che comunque anche questo costituisce un importante contributo all'attività della società e dei gruppi di studio. Tra l'altro il gruppo ipertensione e prevenzione di cui io faccio parte, ho scoperto con piacere che ha delle attinenze strette col vostro gruppo di studio, per cui magari nell'anno che viene potremo anche pensare a progetti in comune, a fare attività che possono, no, amplificare il nostro piacere di collaborare, il piacere di risentirci, no? Penso di risentirci. Certo, penso che ne potremo parlare, insomma. Io sono, se prego, posso inserirmi, sono Francesco Martino. Oh, ciao Francesco. Ciao Francesco. Se posso inserirmi, credo che questo gruppo avrà un'importanza fondamentale nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e non solo, perché una particolare attenzione deve essere rivolta verso l'età pediatrica e adolescenziale, se vogliamo effettivamente contribuire alla prevenzione delle malattie cardiovascolari in futuro. Fino adesso non c'è stata una vera attenzione da parte delle società scientifiche, nonostante le mie pressioni, né nell'ambito della Società Italiana di Pediatria, né tantomeno della SISA, dove io ho cercato di formare un gruppo pediatrico per cercare di mettere in evidenza come sia importante intervenire precocemente per evitare che si possano formare le lesioni aterosclerotiche, quelle che io ho sempre chiamato primordiale, anzi le chiamavo primordiali. Poi dopo gli inglesi hanno messo l'accento sul primordiale e va bene così. Comunque, ripeto, credo che noi ci dovremmo dar da fare nel fare degli screening, non soltanto per le dislipidemie,
anche e soprattutto per la pressione arteriosa in età pediatrica, che in Italia è misconosciuta. Ne parleremo, credo, dopo. Non so se voi siete d'accordo. Credo che dobbiamo lasciare... Sì, incominciamo, direi. Sono passati 10 minuti. Chiediamo la parola. Benissimo. Maria Vittoria Mazzioli non riesce a collegarsi, mi ha mandato un messaggio, e quindi il moderatore sarà Pierpaolo, il professor Bassareo, a cui cediamo la parola per introdurre i lavori. Grazie Paolo, ti ringrazio infinitamente, saluto tutti, mi scuso per essermi collegato con qualche minuto di ritardo. E adesso, insomma, stante appunto il fatto che siamo qualche minuto indietro, passerei subito la parola al collega Giuseppe Calcaterra, che ci parlerà di ipertensione arteriosa in età pediatrica, un problema misconosciuto che però va certamente approfondito. Prego Peppino. Carissimi colleghi, professore Petrinelli, nostro coordinatore del centro studi, professore Guccione, Piero Paolo. E allora... E andiamo subito a parlare nel merito. Ringrazio perché è un argomento che ho sempre seguito. Soltanto far presente che circa 50 anni fa qualcuno pensava che il divario tra nord e sud poteva essere colmato, ma nessuno aveva previsto sia la pandemia bellica. Tuttavia le notizie positive, bisogna dare le notizie negative, quelle positive. Qui c'è stata una premiazione dei gruppi di studio, o meglio, di tutte le scuole di specializzazione che si sono confrontate nella SIC Cardio Pentathlon del 22 di quest'anno. Ricordiamo che, come hanno detto, che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, si è raddoppiato dal 1990 al 2000 e tra i fattori di rischio più importanti che anche una malattia è l'ipertensione, che è responsabile circa di 7 milioni di morti, corrispondendo quasi al 12% della mortalità totale. È ovvio che la pressione arteriosa aumenta con l'età e, parlando sicuramente della malattia Covid, è presente nel 73% dei pazienti deceduti di malattia di Covid. Le complicanze sono conosciute, vanno dalla patologia cardiaca, renale e cerebrale e sono sicuramente riconosciuti. Ma la cosa importante è che è un rischio di fattore modificabile e tutto questo è stato molto di più apprezzato e accettato quando nel 2015 lo studio SPRINT ha dimostrato una riduzione della mortalità del 27% e di fenomeni di attacco del 25% se noi avessimo come target il 120 mm di mercurio. Questo significa che nel 2014 era stato pubblicato il Genesis 8 e nel 2017, sulla luce di questi dati, sono stati pubblicati delle nuove linee guida per gli adulti che hanno posto come target il 130-80 mm di mercurio per la diagnosi di ipertensione arteriosa. Ma noi questo lo sapevamo perché chi è, come il professore Petrinelli, un addetto ai lavori, c'è stata una revisione di circa 1 milione di casi in cui la pressione fino a 115 mm di mercurio riduceva sia lo stroke sia la cardiopatia ischemica, per cui in realtà 115 mm di mercurio, chiedo scusa, è il valore ottimale di pressione e non 140-90, e se voi guardate in alto a sinistra, la prima frase dell'ESCHI dice: gli studi epidemiologici dimostrano che il rischio si riduce fino a 115 mm di mercurio, però un anno dopo le linee guida americane continuano a dire che il target deve essere, la diagnosi deve essere il 140 mm di mercurio di pressione arteriosa. È ovvio che la definizione di ipertensione è in qualche maniera arbitraria, dobbiamo chiedere agli studi epidemiologici, alla soglia, al target, ma quale pressione dobbiamo misurare? Quella sistolica, diastolica, la differenziale, di giorno, di notte? L'ultimo lavoro a Barcellona del Time ha dimostrato che il rischio cardiovascolare legato alla pressione notturna, quella dell'ambulatorio, quella di casa, quella ambulatoriale, eccetera. Tant'è vero che noi abbiamo avuto sempre un'ipertensione, una mania
di avere le linee guida quando dovrebbe essere una cosa molto più semplice. Ma perché l'ipertensione in età pediatrica è importante? Perché cercare di mostrare e prevenire la malattia, stopparla prima che questa inizia, che come ha detto il Francesco Martino prima, la malattia cardiovascolare inizia sicuramente precocemente, anzi probabilmente in età fetale, addirittura due genitori con l'ipertensione arteriosa attraverso meccanismi epigenetici, la parola epigenetica è stata usata prima volta nel 1942 da Conrad Wondington, sicuramente hanno un maggiore rischio di avere una ipertensione arteriosa, che questa viene poi tracciata dall'età pediatrica all'età adulta, come questi lavori hanno dimostrato, e come questa immagine fa presente come già un bambino diventa un giovane adulto e poi un adulto mantenendo con sé i fattori di rischio che ha preso. Piero Paolo Bassareo ha fatto una piccola review qualche anno fa in cui ha cercato di rivedere tutti i fattori che predispongono all'ipertensione arteriosa. Più precocemente inizia l'ipertensione arteriosa, maggiore è l'esposizione a un'alta pressione arteriosa durante tutta la vita di adulto, con un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, e questo è stato anche dimostrato dallo studio CARDI pubblicato nel 21 e recentemente anche il 3 agosto del 2022, in cui la razza e l'eticinità che precocemente hanno l'ipertensione aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Per chi non ha familiarità con l'ipertensione in età pediatrica è un breve riassunto: prima del 1977 non c'erano dati normativi in età pediatrica, soltanto nel 77 si fa la prima task force e si raccolgono alcuni tre sorgenti di lavori, di report, e si individuano soltanto nell'età e nel sesso. Nell'87 c'è la seconda task force, i bambini arrivano a circa 60.000, viene aumentato la presenza di bambini molti multiraziali, e soltanto nel 96 alla età, al sesso, si aggiunge l'altezza. Nel 2004 il cosiddetto valore importante lavoro per chi fa cardiologia pediatrica e ipertensione in età pediatrica, il quarto lavoro del report, in cui praticamente si raccolgono circa 60.000 bambini e si hanno le tabelle che fino adesso sono state usate. Ma dopo 13 anni, nel 2017, si hanno le nuove linee guida presentate da Joseph Flint, il quale riprende i lavori precedenti ma li integra e li semplifica. Ma perché c'è questo nuovo proposizione? Innanzitutto bisogna allinearsi con quelle che sono le linee guida americane. La società americana è una società completa che parla tra di loro. Noi abbiamo 20 società di pediatria, 20 società di cardiologia e nessuno sa quello che fa gli altri. Ma è ovvio che la società di pediatria ha dovuto allinearsi su quelle che erano i valori accettati sulle linee guida dell'adulto. Ha semplificato le categorie in due categorie che andremo a vedere, ha tolto i bambini in sovrappeso, ha aumentato in questa maniera, semplificando le tabelle e semplificando in qualche maniera, abbassando anche le soglie, e ha avuto la possibilità di fare nelle nuove tabelle soltanto su 50.000 bambini invece che sui 60.000 precedenti. Tutto questo è stato importantissimo perché ha aiutato il pediatra a riconoscere, valutare e correggere e trattare questa malattia cronica sintomatica e spesso sconosciuta. Scusate, sono andato indietro. Tant'è vero che su 14.000 bambini si falliva la diagnosi di ipertensione arteriosa nel 75% dei casi. E ricordiamo che una delle cinque malattie croniche, insieme all'asma, al diabete, all'epilessia e alle allergie del cibo. Ricordiamo pure che c'è stato un importante studio del Bongalusa Study, il quale segue questi bambini nella Louisiana per tutto questo periodo. Le linee guida europee sono state pubblicate nel 2016, ma riguardano bambini dai 6 anni in su, e quindi dobbiamo soltanto integrarli con gli altri dati che vengono
dalla società americana in cui partono dall'età di un anno. Ultimamente, il 28 di agosto, hanno pubblicato anche un documento, ma anche questo guarda soltanto l'età pediatrica dai 6 anni in su. E quindi, tornando al lavoro precedente, cioè all'iniziale presentazione, che lo studio, il quarto report, insieme con i valori dell'ipertensione europea e il Mangaluse Heart Study del 2019, ha permesso di fare e di associare la pressione arteriosa come un fattore di rischio che, insieme con l'aumento del peso e dell'obesità, con stili di vita completamente alterati, aumentano il rischio di ipertensione in età adulta e favoriscono le malattie cardiovascolari e le malattie metaboliche. Per chi è in età, per chi è pediatra, si rende conto che l'ipertensione arteriosa è il 4-5% della popolazione pediatrica contro l'1% delle malattie cardiocongenite. E quindi di per sé, giustamente diceva Guccione, come mai oggi un argomento che comprende molto di più la popolazione, interessa molto di più i pediatri, no? Per questi sono poco presenti, molti cardiologi non ci hanno raggiunto. Da questi dati si dice dal 4-10%, perché rivedendo poi tutti gli studi europei, probabilmente per valutazioni errate della pressione arteriosa, ci sono in Turchia la tabella, i turchi in Svizzera hanno quasi un 10% di questi bambini che hanno l'ipertensione arteriosa. Quindi, per correttezza, abbiamo fatto una presentazione tra il 4-10% bambini con ipertensione arteriosa e il 10-11% che hanno una pressione elevata alta, quella che in passato si chiamava pre-ipertensione. E nel 21, il giornale italiano, abbiamo pubblicato questa piccola revisione in cui c'erano le luci e le ombre nella pratica clinica alla luce di queste nuove indicazioni dell'American Academy Americana di Pediatria. E così anche il gruppo di Gianfranco Parati ha presentato queste differenze di situazioni tra i valori precedenti di ipertensione e quelli presenti. Mentre per gli adulti il rischio di epidemiologia, di definizione di ipertensione basata sul rischio di malattie cardiovascolari in età pediatrica è basata su 3 variabili, sui percentili in età, sesso ed altezza, almeno in 3 misurazioni separate. La semplificazione di questo è che sono 2 gruppi di studio da 1 a 13 anni e sopra i 13 anni sono uguali a quelli degli adulti. Quindi la semplificazione è stata molto, molto utile, e quindi non ci sono, fra l'altro, bambini che hanno un BBM superiore all'85%. Una parola soltanto sugli infanti e neonati, che sono i bimbi sotto l'anno di vita, sono difficili da valutare, ma c'è il Brompton Study, che a quel tempo ha partecipato nel 1980, in cui bisognava misurare in 1797 lattanti la pressione arteriosa con lo 0 randomizzato. Il professore Pedinelli, un esperto ricercatore, sa che quando bisogna fare i lavori scientifici lo 0 dovrebbe essere randomizzato. Quindi i bambini con pressione normale sono al di sotto del 90° percentile e sopra i 13 anni fino a 120-80, come tutti gli adulti dovremmo avere, perché in questa maniera preveniamo le malattie cardiovascolari. Se superiamo il 95° percentile con 130 mm di mercurio, abbiamo sicuramente un'ipertensione al primo stadio moderata. Se abbiamo sopra i 140 mm di mercurio, abbiamo un'ipertensione di secondo stadio molto, molto severa. I valori pressori compresi tra 90 e 95 sono quelli che una volta venivano considerati preipertensione e che anche oggi considerato pressione normale ma elevata. Ma rispondiamo a qualche domanda: chi, come dobbiamo misurare? La pressione si misura ancora in maniera molto tradizionale, in maniera ascoltatoria,
e questo tutti gli studi scientifici sono stati fatti su questo. Il bambino deve essere in condizioni rilassate, tranquillo, e usare la cuffia più grande, e bisogna sicuramente identificare il primo rumore sistolico. Qui c'è un'indicazione su quello che deve essere il rapporto tra l'ampiezza e la lunghezza, e almeno debbono ricoprire il 40%, l'80% del braccio e il 40% dell'ampiezza dall'olecron fino all'acromion. Queste sono le varie bracciali che debbono essere usate, e come diceva il mio amico Scheinburn, a cui debbo tantissimo delle mie conoscenze, la causa più frequente di ipertensione arteriosa in età pediatrica è il bracciale sbagliato. A chi e quando dobbiamo misurare la pressione arteriosa? Sotto i 3 anni possiamo, se non ci sono fattori di rischio, possiamo soprassedere, sopra i 3 anni annualmente, e se ci sono fattori di rischio in maniera molto più frequente. È ovvio che quando si ha una pressione arteriosa, la prima cosa bisogna confermare i valori pressori, perché ricordiamo che il cosiddetta ipertensione arteriosa è sempre una diagnosi di esclusione, specialmente in età pediatrica, in cui la presenza di un'epatologia secondaria è molto più frequente più bambino è piccolo. Una piccola regola da ricordare per sempre: più il bambino è giovane, più è alta la pressione, molto più probabilmente c'è una causa. Ricordiamo che addirittura sotto l'anno di vita quasi sempre sono situazioni secondarie, e la coartazione arteriosa che si presenta per chi non è addetto ai lavori con scompenso cardiaco è la coartazione aortica. Questa è la presentazione delle eziologie velocemente di tipo secondario: la coartazione aortica più o meno il 2%, mentre la patologia reno-parenchimale è sicuramente più frequente. Questo è il workup che bisognerebbe fare qualora c'è una patologia secondaria, e un'ecografia renale non deve essere negata a nessuno in età pediatrica, perché una volta che si faceva l'esame contrastografico si andava subito a vedere se c'era l'eliminazione del mezzo di contrasto a livello renale, e ho avuto la sorpresa di vedere una doppia stenosi renale. Il bambino è stato mandato, anzi una bimba è stata mandata da Callucci, ma purtroppo con esito infausto. Questo non è stato descritto per nulla nel lavoro presentato nel 2018, nel 2022 recentemente, in cui nessuno ha parlato dei sintomi. Sintomi sono mal di testa, epistassi e convulsioni. Le convulsioni, chi è che fa cardiologia pediatrica sa che quando viene chiamato in neuropsichiatria infantile con convulsione o c'è la pressione alta o c'è una sindrome del QT lungo misconosciuta, difficoltà nel dormire e sicuramente stanchezza. Questo è stato dimostrato che curando bene i bambini questi sintomi sicuramente scomparivano. Allora cerco di fare sicuramente un assessment clinico, il perché sia la pressione alta, valutarne la severità, fattori di rischio e il danno d'organo. Naturalmente, dopo aver controllato la pressione in tutti gli organi, un esame, un elettrocardiogramma e un ecocardiogramma, bisogna valutare l'esame neurologico, che come Francesco Martino, che è il nostro pediatra, il sonno è una delle primarie attività del cervello in età pediatrica, e una sua alterazione ne provoca sicuramente danno. E in Inghilterra c'è sempre la possibilità di usare degli acronimi per ricordare come procedere a queste situazioni, ricordando che sicuramente ci sono dei farmaci che possono provocare determinate alterazioni, sicuramente l'obesità, tutta la storia neonatale, tutti i sintomi, la familiarità e tutte le malattie endocrine e renali che devono essere fatte. Le comorbilità valutano sicuramente l'aspetto lipidico, la funzione renale e il danno d'organo, specialmente la massa ventricolare. Chiunque di voi è aggiornato, ci sono questi i lavori sulla pressione arteriosa delle 24 ore aggiornata con i valori pressori e i percentili. Questo è il danno d'organo,
la definizione di ipertrofia ventricolare sinistra si fa ormai in base ai metri quadrati o sulla superficie corporea, e sull'ispessimento anche questo è stato fatto per vederne un'alterazione della geometria. L'ultima domanda è ovviamente cosa dobbiamo fare quando troviamo pressione alta, sia sistolica che diastolica, e avere ovviamente un approccio innanzitutto non farmacologico o farmacologico in questi casi, e in tutti sicuramente una modifica dei comportamenti sociali. Sicuramente dobbiamo riportare i valori al di sotto del 95esimo percentile, e ricordo soltanto che la dieta, l'esercizio, la riduzione del sodio, ma la riduzione, adesso vedremo, dei famosi succhi di frutta sono importanti, come l'abolire l'uso di droghe o sostanze come il tabacco e l'alcol. Questo è importante perché l'ha dimostrato il Bongalus Heart Study, e che tutti questi cosiddetti frutti e succhi di frutta aumentano i livelli di acido urico, aumentano le resistenze all'insulina e sicuramente l'ipertensione arteriosa in età pediatrica. Ricordiamo che il fumo provoca danno a livello neuropatologico, e tanti anni fa abbiamo fatto uno studio a Palermo per andare a vedere nei bambini quello che mangiavano. È ovvio che i bambini mangiavano male come i loro genitori, ma tutto questo bellissimo studio non è andato avanti nel momento in cui sono arrivati i soldi da dividere, mentre prima era su base volontaria, ha impedito di continuare questo bellissimo processo. Nel 2002, con dati del 2010, ha dimostrato che circa il bambino, 30% dei bambini sono in sovrappeso o sicuramente il 10% è obeso. E nel 2019, prima ovviamente del Covid, c'era una persona solo, per una persona denutrita ce n'erano due in sovrappeso. Tutto questo perché? Perché tante cose sono state modificate senza tener conto che l'allattamento materno, e sicuramente che conosceva la presenza di tante sostanze come la leptina, che inibisce l'appetito ed ha un'azione protettiva contro l'obesità, non è mai stata presa in considerazione. Così anche ovviamente il parto naturale rispetto a un parto cesareo, cambiando il microbioma intestinale. Il sodio è sicuramente molto importante e bisognerebbe strezzarlo molto, molto di più. Le indicazioni, e queste concludo, sono la malattia, ipertensione sintomatica, l'ipertensione secondaria, se c'è danno d'organo, diabete primo e secondo tipo, e la persistenza di valori persone elevate nonostante ci siano tutte le misurazioni di cambiamento di stile pediatrico. L'errore che spesso succede è che il bambino è considerato un piccolo adulto, e questo non lo è. E questo è una piccola critica al lavoro che è stato pubblicato nel 2022 recentemente, che non è stato preso in considerazione l'età pediatrica più bassa, che sarebbe anche sotto i 6 anni. Questi sono i farmaci che sono conosciutissimi, ma so che c'è una relazione che parlerà di loro, e questa è l'unica metanalisi che in età pediatrica che valuta l'uso di tutti i farmaci in età pediatrica. Queste le conclusioni che mi permetto velocemente di dire, che sicuramente l'ipertensione arteriosa viene presente in età pediatrica e poi continua nell'età adulta. Ci bisogna intervenire il prima possibile, le cause secondarie sono sicuramente molto presenti, e sicuramente il professore Perinelli, che piace i biomarker biologici, si rende conto che noi abbiamo sicuramente un valido marker biologico del riscaldamento del mondo. Spero che non vi ho annoiato, e grazie della vostra attenzione. Grazie Peppino, ti ringrazio infinitamente per questo esaustivo excursus, anche storico, sull'ipertensione arteriosa in età pediatrica, che fa chiarezza su una materia certamente complessa, su cui c'è molta confusione. Grazie anche per averci fornito alcuni tips and tricks, come si dice nel mondo anglosassone, sulla materia. Adesso passerei la parola al professor Pedrinelli dell'Università di Pisa, che ci parlerà di ipertensione arteriosa secondaria, che, come ha detto il professor Carcaterra, ha un ruolo non secondario nella patogenesi dell'ipertensione arteriosa in età pediatrica. Prego Roberto.
Sì, grazie Pierpaolo, grazie Giuseppe della tua relazione. Dovresti chiudere la condivisione dello schermo. Subito, vedo subito. Riesco a... Ha ragione, fatto. Non c'è problema, tanto siamo tra noi. Non l'ho fatto? Mi dice che sei ancora in condivisione. No, non voglio uscire dalla riunione. Sei in condivisione. Interrompi condivisione. Eccolo fatto. Fatto. Perfetto. Perdona. Prego, prego, non c'è problema. Ti prego per. Dunque, allora, grazie a tutti. E dunque, questo è il mio schermo che dovreste vedere, forse no. Io lo vedo. Lo vedi? Sì, non è condiviso, ma lo vedo. Non è condiviso, ma lo vedo. Io lo vedo. Ho cominciato dalla fine. Sì, no, d'accordo. Allora, è un messaggio. Non mi lasci. Dunque, questa è una nuova condivisione. Un attimo solo. Siamo in 31 però, Questa è una cosa buona. Prof, provate a ricondividere, sono canino. Se dovete condividere. È il professore che deve condividere, io ho chiuso. Provate. Ma io sto condividendo. Adesso è condiviso, adesso va bene. Io vedo il coso del professore addirittura. Sì, no, perfetto. Ok, vediamo le slide stanno aprendo. Ok. Ok, perfetto. Dunque, quindi, grazie dell'attenzione. Io però perché non metto, eccolo qui, perfetto. Allora, grazie Pierpaolo, grazie Paolo, grazie veramente per questo invito a questo webinar su un argomento che io apprezzo molto e a cui mi fa piacere partecipare. Voglio ringraziare Giuseppe Calcaterra per la introduzione che ha fatto e che è molto interessante e voglio ringraziare chi è presente anche a nome del professor Mercuro perché questi webinar così come tutti gli altri che i gruppi di studio stanno organizzando valorizza i gruppi di studio e dimostra la competenza e l'interesse che i componenti dei gruppi di studio manifestano, che il Consiglio Direttivo e il Presidente della SIC condivide senza esitazioni. Inizio la mia presentazione a questo punto mostrandovi questa tabella che dimostra l'ipertensione pediatrica sia primitiva o idiopatica che secondaria stratificata per età e come si può vedere nella prima infanzia le forme di ipertensione, la forma di ipertensione renale e renovascolare predominano e con l'avanzare dell'età si vede che l'ipertensione essenziale diventa la forma prevalente. E anticipo che per motivi di tempo non tratterò né l'ipertensione endocrina né l'ipertensione iatrogena che sono evidentemente molto importanti, ma che appunto non ho tempo di presentare, e restringerò la mia presentazione a queste quattro forme di ipertensione secondaria. La prima è l'ipertensione renale, la quale si intende la presenza di ipertensione arteriosa associata a malattie renali, che sono quelle mostrate nella diapositiva, si tratta di malattie renali su base eredofamiliare, glomerulopatie, patologie infiammatorie interstiziali, reflusso vescico-reterale e patologie sistemiche con una forte componente infiammatoria o metabolica.
La ipertensione renale per definizione è definita dalla presenza di una riduzione della funzione renale associata a una più o meno, ma generalmente più rapida progressione verso gli stadi più avanzati dell'insufficienza renale fino alla fase terminale. Questo tipo di tendenza è dimostrata molto chiaramente nello studio di cui vi mostro una delle diapositive principali, che riporta da un lato la veloce tendenza verso la progressione dell'insufficienza renale e dall'altro il rischio aggiuntivo che la presenza di ipertensione comporta su questo negativo andamento. Lo studio, che è lo studio ESCAPE, pubblicato nel 2003, faceva riferimento a una coorte di pazienti pediatrici molto numerosa, di cui il 50% era iperteso, e questo tipo di prevalenza è quella che è riportata nella generalità degli studi su questo argomento e dimostra quanto sia frequente questa associazione. Dicevo, l'ipertensione quindi è un fattore di rischio, un risk modifier, come si dice, è un fattore di rischio che modifica la prognosi dei pazienti, e quello che è importante è che il trattamento rigoroso, aggressivo, tra virgolette, della pressione arteriosa in questa coorte, in questa tipologia di pazienti, rallenta l'evoluzione dell'insufficienza renale. Questo è lo studio ESCAPE, sempre dallo stesso gruppo di cui ho mostrato prima la diapositiva, e che ha ottenuto questi risultati utilizzando il Ramipril. Ramipril a dose piena, tra l'altro, che in quanto nella maggioranza di questi giovani si raggiungeva la dose di 10 mg, che è quella che di solito si usa anche negli adulti, associata o meno a trattamenti antipertensivi ulteriori. Per questo motivo, le linee guida attualmente pubblicate, presenti e generalmente accettate sul trattamento di questa forma di ipertensione raccomanda la riduzione della pressione arteriosa con strumenti farmacologici al di sotto del 50° percentile della pressione arteriosa del gruppo di riferimento. Questo porta alla seconda forma di ipertensione di cui parlerò brevemente, è la ipertensione renovascolare. Quando si sospetta l'ipertensione renovascolare? Giuseppe Calcaterra l'ha già definita, ma magari è utile ripeterla. Si tratta di sospettarla in presenza di valori pressori molto alti, in presenza di valori pressori non controllati da due o più farmaci antipertensivi o in presenza di forme sindromiche, tra le quali forse la più frequente è la neurofibromatosi tipo 1, oltre che ai disturbi e ai sintomi che Peppino ha ben definito e che ovviamente sono importanti e che comunque richiedono competenze pediatriche che io francamente non ho perché non ho mai fatto pediatra. Comunque è importante che questa forma venga sospettata perché una volta sospettata si possono eseguire gli esami di imaging che ne confermano la presenza e quando questa è confermata di solito quello che si dimostra è la presenza di una displasia fibromuscolare. La displasia fibromuscolare solitamente si presenta nella classica forma collana di perle che si vede in questa immagine, ma teniamo presente che anche altre malattie infiammatorie come la malattia di Takayasu possono portare a questa manifestazione di patologia renale. E in questo caso la malattia è forse la causa più importante in popolazioni di etnia asiatica, cosa che è importante tenere conto perché queste popolazioni sono presenti attualmente anche nella nostra società. Dico una cosa banale, ma è evidente che la forma fibrodisplastica non è la forma aterosclerotica. La forma aterosclerotica, che ha una patogenesi, un'evoluzione del tutto differente dalla forma fibrodisplastica, rappresenta la grandissima parte dei casi di malattia renovascolare. È evidente che la forma aterosclerotica ha una sua fisiopatologia, una sua clinica tutta diversa, ma è importante anche tenere conto che i trial clinici randomizzati che hanno confrontato la riperfusione renale col trattamento medico hanno dimostrato la futilità dell'abbassamento pressorio o del tentativo di migliorare, di curare l'ipertensione arteriosa nella forma aterosclerotica e sostanzialmente
questo ha cambiato l'indicazione terapeutica nelle forme aterosclerotiche. Quindi qui stiamo parlando di ipertensione dell'anziano e non del bambino, è tutto un altro campo, ma io credo che molte delle persone che ci ascoltano siano cardiologi dell'età adulta. Quello che ho detto della forma aterosclerotica non si applica alla forma fibrodisplastica. La forma fibrodisplastica risponde al trattamento riperfusivo, sia di natura percutanea che di natura chirurgica, ma teniamo presente che la cura che la procedura ottiene non supera generalmente il 50% dei casi. Quindi è verosimile che la metà o più dei pazienti che vanno incontro a questo tipo di procedure non si normotendano, molto spesso riducono la pressione, ma non sempre sospendono le terapie. Notate anche nella parte sinistra di questa diapositiva che le complicazioni periprocedurali non sono poche, non sono neanche banali, e osservate anche la variabilità che c'è, che è riportata negli studi meta-analizzati da questo lavoro. Trovate variabilità, eterogeneità che supera abbondantemente il 70%, il che indica che la competenza e la capacità dei centri di riferimento sono fattori importanti nell'outcome dei pazienti, pediatrici o meno, che si rivolgono a loro. La meta-analisi che vi mostro è del 2010, tenete conto che nel 2022 è comparsa un'altra meta-analisi che invito a leggere perché è interessante, ma che sostanzialmente riporta gli stessi dati. La coartazione aortica è la terza tipologia, fattispecie di ipertensione di cui tratterò brevemente. La coartazione aortica è chiaramente collegata all'ipertensione perché già per sua natura i compartimenti del corpo al di sopra della stenosi della coartazione sono esposti a valori pressori elevati, quelli al di sotto della coartazione hanno bassi livelli pressori. E il riscontro anche con l'esame obiettivo di questa differenza pressoria è spesso la ragione per cui si arriva poi alla diagnosi finale di coartazione aortica. Quello che è importante in questa sede è che la coartazione aortica si associa alla persistenza di ipertensione arteriosa anche a distanza molto lunga dall'intervento e anche in assenza di restenosi del vaso operato. Come vedete in questa meta-analisi, che è del 2013, ma che riporta dati che sono tuttora assolutamente validi, più del 50-60% dei pazienti sottoposti a un intervento riparativo rimangono ipertesi o ritornano a essere ipertesi dopo un periodo di remittenza del riscontro pressorio. Questo tipo di comportamento, che non è chiaro nella sua patogenesi, perché ha delle ragioni che non sono state delucidate precisamente, è comunque importante perché i livelli pressori post-operatori sono una delle condizioni che sono più importanti nel determinare la prognosi del paziente, che a questo punto è un paziente GUCCI, nel senso che sono pazienti che hanno superato la fase adulta, entrano a tutti gli effetti nella parte adulta della vita e questa tipologia di paziente richiede un trattamento antipertensivo efficace da parte dei centri che lo tengono in carico e che non sempre, comunque, stando alle casistiche, non sempre consentono la normalizzazione dei valori pressori. Questo è un aspetto che magari potrebbe essere discusso e potrebbe essere anche commentato anche dagli altri colleghi. Non posso terminare questa presentazione senza parlare dell'ipertensione essenziale. L'ipertensione essenziale è nell'età dell'adolescenza avanzata è di gran lunga la forma di ipertensione più frequente. Probabilmente lo sarebbe o sarebbe sicuramente più rappresentata di quanto per il momento viene codificato se la misurazione pressoria fosse effettuata con più frequenza anche nell'età più giovani. Ma quello che voglio sottolineare è l'associazione della
dei valori pressori elevati nella fase pediatrica della vita con quello che è il fenotipo della sindrome metabolica. E per esempio questo lavoro che mostro, che è semplicemente è solo uno dei tanti a disposizione, che mostro soltanto per focalizzare quel quanto sto dicendo, dimostra come sia stretta l'associazione tra aumento dei valori pressori e fenotipo della sindrome metabolica. Non posso concludo quindi questa mia presentazione con un ultimo aspetto che è secondo me assolutamente rilevante, perché qualsiasi tipo di intervento in questa fascia di popolazione, ma anche nella popolazione in generale, ha un senso se il riscontro di valori pressori elevati contribuisce in modo rilevante agli eventi cardiovascolari in età adulta. Ora, Peppino Calcaterra ha riportato dati importanti assolutamente, ma questa domanda al momento è in buona parte ancora sub iudice. Cito solo questo lavoro che è stato pubblicato pochi mesi fa e che riporta una stretta associazione tra il riscontro di fattori di rischio cardiovascolari nella età pediatrica con eventi cardiovascolari sviluppati nell'età adulta. Come vedete, queste curve dimostrano quanto sia importante l'accumulo dei fattori di rischio, per cui con tre fattori di rischio il hazard ratio è assolutamente importante, ma quello che vi invito a osservare nella parte inferiore della diapositiva è che i valori di pressione arteriosa sistolica, come generalmente succede poi in epidemiologia, per cui questi sono i valori di riferimento che codificano anche l'impatto del rischio cardiovascolare, l'impatto del fattore di rischio cardiovascolare, confermano l'esistenza di una stretta associazione tra la presenza nella prima fase della vita di valori pressori elevati e la presenza e poi lo sviluppo di eventi cardiovascolari. Questo è un aspetto che, dicevo prima mentre aspettavamo di aprire questo nostro incontro, questo è un aspetto che il gruppo di studio deve, dovrebbe a mio parere considerare, perché rappresenta un momento di studio. So che anche Pierpaolo Bassareo ha lavorato molto su questo aspetto, perché ho letto dei suoi contributi in questo campo che sono importanti. Parlo della individuazione del fattore di rischio nell'età pediatrica, ed è un aspetto che il gruppo di studio cardiopatie congenite e prevenzione cardiovascolare nella prima nell'età pediatrica può sicuramente arricchire, e io penso anche in collaborazione col gruppo di studio ipertensione. Comunque io vi ringrazio dell'attenzione e penso che discuteremo questo nostro incontro dopo. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie Roberto per l'eccellente excursus. Sono d'accordo con te sul fatto che le malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa inclusa, sono malattie infieri, il cui primum movens comincia in età molto precoce. E certamente, stante ancora le controverse risposte sull'argomento, andare a studiare se i fattori di rischio molto precoci in età pediatrica si associano veramente ad un aumentato rischio di eventi cardiovascolari avversi in età pediatrica, costituisce un aspetto affascinante, io credo, della ricerca. Adesso, secondo la scaletta di questo webinar, vorrei passare la parola al professor Ciccone dell'Università di Bari, che ci parlerà di nuove prospettive della terapia dell'ipertensione arteriosa in età pediatrica. Prego. Non c'è il professor Ciccone o qualcuno per lui? Io no, non credo che ci sia, Pierpaolo. Va bene. Allora passerei al relatore successivo, il dottor Giordano del Bambin Gesù, che ci parlerà di un aspetto importante per il cardiologo pediatra e pediatra clinico, cioè cosa fare in caso di riscontro occasionale di pressione arteriosa. Prego, dottor Giordano. Buonasera a tutti, un piacere di partecipare a questo evento, è un argomento che io ormai seguo da tempo, Paolo lo sa bene, e ovviamente più o meno ci ripeteremo, perché sostanzialmente sono state dette tante cose, quindi cerchiamo di riassumere un po' brevemente cosa facciamo nel momento in cui ci troviamo di fronte a un paziente affetto da ipertensione. Condivido lo schermo.
Ci siamo, lo vedete tutti? Sì. Io parto un po' da elementi semplici che generalmente vengono dati per scontato, però comunque dobbiamo dire che la pressione arteriosa è uno dei parametri vitali. Io scherzando dico sempre, nel momento in cui uno non si sente bene va al pronto soccorso, i parametri vitali sono la temperatura corporea, la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e l'ossigenazione. Varia da battito a battito ed è determinata appunto da quella che noi definiamo la portata cardiaca contro le resistenze offerte dal sistema vascolare. Definiamo come ipertensione arteriosa uno stato costante, non solo l'occasionalità, cioè misuro la pressione e trovo dei valori alterati, per cui la pressione è costantemente elevata rispetto agli standard fisiologici. La consapevolezza del problema l'abbiamo ben definita, sappiamo che generalmente, almeno questo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2012, il 25% delle morti generalmente è l'ipertensione, è la concausa, comunque quella che porta poi al decesso, quindi uno su quattro comunque ha un danno cardiovascolare spesso e volentieri partecipato dall'ipertensione arteriosa, e per questo che il 17 maggio è stata denominata come giornata mondiale dedicata all'ipertensione e alla sua valutazione. Cosa sappiamo allo stesso modo dei bambini? Sicuramente di meno, abbiamo già visto che la prima chiamata alle armi, diciamo così, è stata nel 77 degli americani, nell'87 sono stati presentati dei primi valori, c'è stato un terzo report nel 96, questo già ce l'ha fatto vedere Calcaterra, con un aggiornamento abbastanza preciso nel 2004, ma nel 2017 è uscito l'ultimo update, che in realtà sono linee guida pratiche per la valutazione della pressione arteriosa nei bambini. E come è già stato sottolineato, la cosa importante sono le dimensioni del bracciale. Il bracciale sicuramente è un elemento fondamentale, loro addirittura fanno vedere come viene misurato, ma generalmente è sicuramente meglio scegliere un bracciale grande un bracciale rispetto a un bracciale più piccolo. Sono stati forniti dei valori di riferimento molto, molto precisi in relazione al percentile dell'altezza, quindi noi io ho messo uno per esempio a 4 anni, il bambino che è alto al 75 centile avrà come riferimento 112 su 70, sarà il suo 95 centile, quello che noi diciamo borderline o comunque preipertensione. È uscito da poco appunto questo lavoro che sostanzialmente riassume un po' quello che è stato fatto fino a oggi, rendendolo secondo me molto molto più semplice a portata di mano, un po' anche per chi non è addetto ai lavori, cioè ha semplificato dicendo misuriamo la pressione in office, cioè nello studio del medico, viene normale, perfetto, la controlliamo periodicamente, non viene normale, ci troviamo di fronte alla pressione alta, cioè sopra i 16 anni maggiore di 130-85 o sotto i 16 anni utilizziamo quelle tabelle che abbiamo appena visto. Lo rivediamo una seconda volta, lo teniamo da una parte, lo rivediamo, il paziente continua a fare le misurazioni in office, cioè nello studio del medico, con un monitoraggio delle 24 ore o una pressione a casa, continua ad essere alta, confermiamo l'ipertensione e andiamo avanti secondo uno schema ben preciso, sia per valutare l'eventuale necessità di terapia oppure comunque di segni secondari di danno d'organo. Negli ultimi anni però questo parametro, che prima era un po' diciamo lasciato fino a qualche anno fa, sicuramente qualcuno di voi ricorderà che si diceva l'ipertensione arteriosa dell'adulto, nei bambini non esiste, non veniva addirittura misurata, no? E quindi si tralasciava un po', anche perché è una di quelle di quegli elementi scomodi, nel senso che poi misuri la pressione, magari è sbagliato il bracciale oppure il bambino è agitato dalla visita eccetera, trovi il valore alto, si complica la cosa, per cui se il bambino sta bene tutto sommato passa in secondo ordine, mentre invece globalmente è stata assolutamente riconsiderata. Abbiamo visto più o meno che la prevalenza è di circa il 5-9%, nei bambini obesi arriva fino al 22% addirittura, e io ho messo questo perché sappiamo dagli studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che all'età di 40 anni circa il 33% della popolazione adulta è ipertesa. Questo
ci fa capire che se noi in età pediatrica troviamo circa un 10%, per arrivare a 40 anni a un 33%, viene evidente che ci sarà circa un 20% di soggetti in questo lasso di tempo che la svilupperanno, saranno borderline, non saranno stati identificati, saranno misconosciuti, ma che comunque a un certo punto arriveranno. Facendo assolutamente da padrone, almeno in età pediatrica, l'ipertensione secondaria, come abbiamo già visto. C'è un'incidenza annua, cioè nuovi casi, di circa il 7%. Ma indipendentemente da queste percentuali, la dimostrazione più evidente è appunto che il trend è in aumento, e quindi chi ha dei valori di pressione arteriosa elevata comunque li mantiene nel tempo e tendenzialmente va a salire. Quindi che facciamo? Abbiamo il bambino che apparentemente ci sembra iperteso, quindi facciamo 3 misurazioni, vediamo adesso come, e li valutiamo sotto i 16 anni secondo età, altezza e sesso di quelle tabelle che abbiamo detto, altrimenti sopra i 16 anni consideriamo il 130-85. Questo credo che sia uno schema molto semplice e valido un po' per tutti, come è stato descritto nelle linee guida appena uscite. Preipertensione, la chiamiamo borderline, quasi iperteso, probabilmente tendente, quando i valori si trovano tra il 90 e il 95 centile, altrimenti abbiamo lo stadio 1 e lo stadio 2 a seconda del percentile che ci viene sempre fornito dalle stesse tabelle. E generalmente comunque si considera che tra i 16 e i 18 anni, anche se sono sotto al 95 centile, ma i valori sono globalmente superiori al 120-80, dovremmo comunque accendere il campanello d'allarme e dire che sono preipertesi. Questo non vuol dire nulla, è soltanto il paziente che andrebbe, tra virgolette, evidenziato e ricontrollato a distanza. Ad ogni controllo periodico, abbiamo detto, sopra i 3 anni d'età, sicuramente sotto i 3 anni, se il bambino è già noto per una patologia, quindi sia cardiovascolare, soprattutto renale, ma comunque anche di basso peso alla nascita, problemi neonatologici importanti. Che facciamo? Facciamo comunque un punto preciso del peso e dell'altezza, in modo che possiamo valutare il bambino secondo il suo centile, che abbiamo detto ci serve per la valutazione all'interno della tabella. Possiamo fare un indice di massa corporea automaticamente, che ci dice se c'è obesità o no, un esame obiettivo cardiologico accurato e soprattutto dei polsi periferici. Spesso e volentieri le coartazioni aortiche sfuggono semplicemente per questo motivo o per una non valutazione, devo dire. Quindi basta già una mano sulla radiale insieme all'altra mano sulla femorale, orientativamente ci fa avere più o meno una percezione della situazione. E poi valutare la pressione arteriosa a riposo. Come la facciamo? Sicuramente seduto. Si consiglia dopo la visita, cioè il bambino ha già fatto tutto, gli hanno visto la gola, gli hanno fatto il vaccino, ha pianto, si è stressato, ha capito che ormai è finito tutto, quindi la quota, diciamo così, emotiva viene sicuramente ridotta. In posizione seduta, non sdraiato, non in piedi, ma seduto per almeno 5 minuti, ovviamente senza avere le gambe accavallate, in posizione tranquilla, come se stessi facendo i compiti alla scrivania, sul braccio destro, poggiato su un piano, avendo la cura di avere praticamente il bracciale alla stessa altezza del cuore. Ribadiamo il discorso del bracciale, ridotto, sovrastima di tanto. Si è visto che un bracciale molto piccolo riesce a sovrastimare fino ad 80 mm di mercurio nei soggetti obesi, mentre invece un bracciale di dimensioni eccessive può sottostimare, ma la sottostima non supera mai i 5 mm di mercurio. Quindi possiamo usare un bracciale più grande, tenerlo in considerazione e sapere che al massimo avrà 5 mm di mercurio. Che facciamo? Lo misuriamo? Va bene, non ci piace perché le misurazioni sono elevate. Lo rivediamo nel tempo, continua ad avere valori elevati. A quel punto facciamo un monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa, la BPM, cosiddetto dagli anglosassoni, delle 24 ore, in modo che possiamo categorizzare, catalogare che tipo di valori medi di pressione ha nelle 24 ore, valutare che siano sotto al 95 centile e soprattutto accertare la presenza del calo fisiologico notturno, perché sappiamo benissimo a questo punto che la presenza del calo fisiologico notturno è un po' tipica dell'ipertensione cosiddetta essenziale, quando invece c'è l'ipertensione secondaria sappiamo che il calo notturno può essere assente, ridotto, addirittura invertito il pattern.
Per quello che riguarda l'ambulatorio e il monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa, abbiamo nel 2014 pubblicati dei valori che vanno sempre per l'altezza e che ci consentono di stabilire un centile sulle medie delle 24 ore, sistolica in questo caso giornaliera notturna, diastolica 24 ore giorno e notte. Sono tanti numeri e portano fuori strada, ma io invito sempre a dire, se io prendo il 95esimo centile, ad esempio, della pressione del giorno, varierà dal bambino che è alto 120, da 125, scusatemi, arriverà ad un massimo intorno ai 16 anni, diciamo che questo è il valore considerato intorno ai 1,65, 1,70 di 135. La differenza potrà essere al massimo di 10 mm di mercurio. Non ci aspettiamo che il bambino alto 120 debba avere 90 e quello che è alto 170 possa stare con 140. Le variazioni, soprattutto per la diastolica, se andiamo a vedere il centile, varia da 82 e arriviamo in fondo che stiamo a 83, cioè gli scarti, indipendentemente dai 5 mm di altezza, dai 5 mm di centimetri di altezza e di differenza, poi sono relativamente simili. Perché si fa l'holter della pressione, cosiddetto volgarmente, o comunque il monitoraggio? Ci consente di ottenere le misurazioni ripetute nel corso della giornata, un monitoraggio delle 24 ore medio. Noi personalmente facciamo ogni 15 minuti di giorno, ogni mezz'ora di notte, fornisce circa 70 misurazioni della giornata. E quindi è abbastanza preciso, un millimetro di mercurio di differenza su 70 misurazioni nelle 24 ore, come si dice, è tanta roba, cioè 5 millimetri di mercurio sono quelli che poi sulla media fanno la differenza, diciamo così, della classica della classificazione lieve, moderato o grave. Elimina le interferenze e l'effetto camice bianco, cioè il paziente è fuori dall'ambiente medico, è fuori dal dottore, è fuori dall'ospedale, è fuori dallo studio medico, è tranquillo a casa, svolge le sue attività quotidiane, quindi sicuramente molto più attendibili, e ci fornisce l'alterazione del ritmo circadiano, il cosiddetto DPT, appunto il calo notturno, per capire se è alterato, cosa che di notte ovviamente è fattibile solamente con un monitoraggio. Abbiamo già visto le cause. Questa ve la l'ho messa perché noi ormai nello screening secondario mettiamo ovviamente la valutazione della vascolarizzazione renale. Quindi andiamo a cercare se c'è una fibrodisplasia, andiamo a cercare se ci sono alterazioni del sistema vascolare renale. Ci siamo accorti nel tempo, e questo ancora siamo, diciamo così, abbiamo molte ipotesi ma pochi fatti confermati, che quando troviamo la cosiddetta ipertensione essenziale, cioè non troviamo atriale, non c'è la valutazione ottica, non ci sono problemi endocrinologici, non ci sono altri tipi di patologia, spesso e volentieri si trovano multiple arterie renali che sono più piccole di calibro, come tutti quanti saprete dalla legge di Quasei, che non ce lo ricorderemo nessuno, e comunque in relazione al calibro dell'arteria ovviamente il flusso può essere più veloce ma con una pressione minore, e quindi evidentemente l'arteria sovrannumeraria che porta sangue al rene può generare un lieve aumento della renina che effettivamente troviamo e che comunque indipendentemente da tutto sfocia nell'ipertensione arteriosa, che è quello che noi vediamo. Quindi nella nostra casistica ne avremo oltre 150 e l'80%, supera 80-81%, presenta delle cosiddette anomalie della vascolarità renale. Bisogna lavorarci sopra, ancora ci stiamo lavorando continuamente, ma sicuramente è un elemento da prendere in considerazione. Di questi, per dirne una, di questi 150 pazienti che abbiamo circa il follow-up, 6 o 7 hanno anche il genitore che per caso e per conto suo, con il suo cardiologo, ha fatto uno screening renale e presentava le stesse anomalie vascolari del figlio. Quindi questa potrebbe essere una di quelle cose che ci spiega parte dell'ipertensione essenziale, e lascio il punto interrogativo. La coartazione aortica l'abbiamo vista, la sappiamo abbastanza bene. Le cause endocrine, il feocromocitoma liberato del serotonismo, che si vede bene, il feocromocitoma o similare, noi lo vediamo nel nostro ospedale prevalentemente come tumori cosiddetti neuroblastomi o nefroblastomi, che comunque interessano rene e su rene a seconda della massa che occupa spazio, ma
il grosso lo fa l'obesità, questo lo, sappiamo bene, e va considerato sempre il diabete mellito. Le ultime linee guida del diabete mellito dicono che se noi dobbiamo avere un valore medio di pressione arteriosa sotto la 135-85, se è presente il diabete, automaticamente il cutoff scende a 130-80. Ho messo questa diapositiva che secondo me è molto interessante perché in relazione al centile dell'indice di massa corporea del BMI, la quota rossa, cioè la percentuale di soggetti ipertesi, cresce notevolmente. Quindi, come potete vedere, sicuramente l'obesità in questo caso la fa da padrone. Non mi dilungo sull'obesità perché sappiamo che è un problema mondiale importante e quindi sicuramente nel bambino che ha l'ipertensione valutare il rapporto tra peso altezza e la quantità di eccesso ponderale è sicuramente importante. Poi ci sono, questo è un po' di nicchia, io perché mi ci trovo spesso e volentieri, molte patologie oncoematologiche, sia per i farmaci che assumono, sia per le conseguenze che hanno, ci portano di fronte alla cosiddetta PRESS, cioè questa sindrome da encefalopatia posteriore reversibile, un po' quello che ci dice la calcatera, il bambino che ha le convulsioni, spesso e volentieri sono scatenate dall'ipertensione arteriosa nel 60% dei casi, quindi pazienti oncoematologici in trattamento che presentano le convulsioni possono o spesso e volentieri hanno delle alterazioni della pressione arteriosa. Non ci possiamo dimenticare la valutazione del danno d'organo, sappiamo dell'ipertrofia ventricolare sinistra, nel nostro caso, nel nostro ospedale, insieme al collega Marcello Chinali, che ha pubblicato questo paper nel 2016, in cui viene indicizzata per l'altezza elevata alla 2.16 con un numero ben preciso, per cui siamo molto più precisi rispetto all'indicizzazione alla 2.7 del professor Di Simone, che ci consente di stabilire l'esatto rapporto della massa ventricolare sinistra in relazione all'altezza e quindi stabilire se effettivamente c'è ipertrofia ventricolare sinistra o no, anche perché la sola presenza, anche se io non sono in grado di trovare la causa o comunque di stabilire se effettivamente c'è l'ipertensione, una volta che trovo l'ipertrofia ventricolare sinistra sono obbligato ad istituire una terapia medica. Il fondo dell'occhio lo sappiamo, così come la microalbuminuria e il danno renale servono tutti quanti per stadiare e stabilire se è necessaria una terapia medica. Come lo gestiamo? Abbiamo detto la preipertensione, il borderline, il paziente che presenta dei valori limiti, sicuramente il controllo del peso, la dieta controllata, abbiamo già detto l'intolico di zuccheri fondamentalmente legati a fruttosio e quindi alla formazione di acido urico, nonché del sale, e l'attività aerobica sotto massima. In stadio 1 e 2, limitare un po' l'attività, non deve essere un'attività strenua, quindi sempre sotto massimale in quantità moderata, il controllo del peso, la dieta iposodica rimangono invariati ovviamente, e cercare di istituire una terapia medica che sia su misura per il bambino. E questa è la domanda con cui io spesso e volentieri termino le mie relazioni, perché credo che sia una domanda importante, cioè quanto in pediatria, quanto i pediatri, noi pediatri, mi ci metto anch'io, siamo poi responsabili di quello che sarà il danno cardiovascolare dell'adulto, cioè lo preveniamo noi, mettiamo in atto delle misure perché il paziente invece di avere il danno a 40 anni ce l'abbia a 55, a 60, lo ritardiamo? Ecco, questo credo che sia una domanda importante, un po' il mutuo di casa, no? Oggi pago le rate che sono dolorose, ma tra 30 anni sono proprietario dell'immobile. Grazie a tutti. Grazie, grazie davvero al dottor Giordano per questa sua relazione di taglio veramente pratico per il pediatra, il cardiologo pediatra clinici e per la domanda finale. A questo punto passerei la parola per la discussione al professor Martino, non vedo il dottor Cicchitano dalle Puglie, passerei appunto per la discussione molto volentieri la parola al professor Francesco Martino dell'Università La Sapienza di Roma. Prego Francesco. Di nuovo un saluto affettuoso a tutti quanti i partecipanti, e io credo è stato detto molto sia dal punto di vista fisiopatologico che dal punto di vista diciamo così delle conseguenze che si può avere in caso di ipertensione, ma io vorrei porre l'accento sulla necessità dell'individuazione dell'ipertensione età pediatrica e sulla necessità di fare degli studi approfonditi e larghi per avere un'idea dei percentili della pressione arteriosa in età pediatrica italiana. Noi non possiamo fare riferimento sempre
alle linee guida degli americani, che ci danno dei percentili su popolazioni che sono completamente diverse dalla tipologia dei nostri pazienti, dei nostri bambini, non solo pazienti. Per cui io credo che il pediatra ha un ruolo importantissimo nel rilevamento, nell'individuazione dell'ipertensione arteriosa in età pediatrica, perché solo così facendo si può fare una vera prevenzione delle malattie cardiovascolari in età adulta. Mi insegnate voi cardiologi come la frazione di eiezione del ventricolare sinistra sia più bassa nel bambino iperteso rispetto a quello che ha una pressione arteriosa normale. Quindi il danno d'organo c'è, e come. Studi di fisiopatologia hanno dimostrato che ci sono delle condizioni subcliniche di aterosclerosi, e anche noi lo abbiamo dimostrato. Aumento degli MT, diminuzione della disfunzione endoteliale, cioè della flussimetria mediata. E quindi io credo che tutti i pediatri dovrebbero porre l'accento sulla necessità di rilevare la pressione arteriosa in età pediatrica. Giustamente Giuseppe Calcaterra diceva almeno una volta l'anno misurare la pressione arteriosa in età pediatrica. Io approfondirei ancora di più, Giuseppe, perché credo che ad ogni visita pediatrica, non certo ogni settimana, ogni 10 giorni, ma quando si fanno i vari controlli ambulatoriali dei bambini per fare un rilevamento dell'accrescimento, di quello che vogliamo, la pressione arteriosa deve essere rilevata. Io ho già cominciato, ringrazio il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Cardiologia e i colleghi che ci stanno seguendo, che mi hanno dato l'opportunità di portare finalmente all'attenzione della Società Italiana di Cardiologia la necessità di entrare a far parte del gruppo di studio per la prevenzione cardiovascolare in età pediatrica. E questa la dice lunga sulla necessità, perché a parte il fatto noi dovremmo dire che c'è una necessità di sinergismo tra le varie categorie professionali mediche, a partire dal ginecologo, dal pediatra, ma poi dal medico dell'adulto, perché le malattie cardiovascolari, tutti i fattori di rischio cardiovascolare si formano in utero, e lo abbiamo dimostrato abbondantemente. Per cui il ginecologo dovrebbe valutare tutte quante le condizioni da parte della madre durante la gravidanza, l'alimentazione, il trattamento farmacologico che segue, l'uso di droga, il fumo, la caffeina. E già prima della fecondazione esistono delle condizioni tali da poter portare poi alla formazione di fattori di rischio intrauterine. Quindi io credo che non è soltanto il pediatra ha un'importanza fondamentale, ma non solo il pediatra riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'ipertensione e di tutti i fattori di rischio cardiovascolare. Non so se voi siete d'accordo con quello che io ho cercato di dire in maniera piuttosto semplice. E mi compiaccio con i relatori perché hanno in maniera dettagliata illustrato tutte quante le complicanze, la fisiopatologia dell'ipertensione. Per cui io mi sto adoperando a che si facciano larghi studi di individuazione dei soggetti a rischio, ma soprattutto far rilevare la pressione arteriosa in età pediatrica. Io sto già interessando alcuni direttori sanitari, soprattutto in Calabria, nel Lazio e nel Piemonte, in maniera tale che noi tra qualche anno avremo la possibilità di avere un largo numero di rilevamenti della pressione arteriosa nei nostri bambini, a partire dal terzo anno di vita, ma si potrebbe fare anche uno studio già prima dei 3 anni di vita, per arrivare poi all'età adolescenziale. Quindi solo così potremmo dire effettivamente quali sono i valori pressori ideali in età pediatrica nella popolazione italiana. Non so se siete d'accordo con queste mie sottolineature. Sì, io posso fare un commento brevissimo. Allora, prima di tutto, a me sembra che la sede ideale per ottenere i dati che tu, Francesco, cerchi sia la scuola, perché avere un medico scolastico, cosa che al momento non mi sembra che sia possibile, consentirebbe di raggiungere in modo capillare
tutta questa, una lampissima fascia di popolazione. Io mi ricordo quando ero bambino che esisteva un medico scolastico che annualmente mi pesava, mi misurava l'altezza e forse, non lo so, ma forse mi misurava anche la pressione. Ed è un peccato che questa opportunità non si colga. E poi volevo dire a Ugo Giordano, ma anche a Giuseppe Cacaterra, che i limiti di normalità di 130-85 in realtà sono limiti, a parte che vabbè, 85 è un valore dispari e come tale è sempre difficile un po' trovarlo, ma anche nell'adulto attualmente 130-80 è il limite di normalità, per cui anche per semplificare le cose forse anche nel bambino si potrebbe adottare questo tipo di, questo cut-off che... E 130-80, mi permetto di dire che 130-80, prima cosa. Seconda cosa, io infatti avevo segnalato che l'anno dopo la pubblicazione delle linee guida americane che stabilivano che l'ESC ad agosto del 2018 conferma 140-80. Oggi ancora non c'è nessuna posizione dell'ESC e quindi apparentemente anche dalla posizione italiana, che stabilisca questo che a me è condivisibile, per me è 130-80. Ma io penso di sì. E poi c'è anche da dire che, posso concludere velocissimamente, che è la risposta che manca, e non credo che verrà data sicuramente a breve termine, è capire se l'abbassamento pressorio di valori elevati nel range, diciamo, sia alto normale che lieve, porti realmente a un miglioramento della prognosi quando effettuata nel bambino, cosa che poi è la domanda fondamentale che al momento manca, no? Penso. Non so se condividete. Manca perché non ci sono studi di 50 anni, di 30 anni. Sono difficili. Sì, certo. Da fare. Quindi sì, volevo fare un... Chiedo scusa... Paolo, chiedo scusa, se posso... Professor Pedrinelli, se posso dire, il Framingham Study ha dimostrato che la modifica dei fattori di rischio ha determinato un aumento della morbidità e mortalità per cardiopatia ischemica negli anni 70 e 80 in una popolazione di adulti. Questo dobbiamo verificarlo, sì. se esiste anche in pediatria. L'idea della scuola non è buona, è ottima, perché è un modo per poter... è più semplice. Fare sanità pubblica nel senso vero del termine, e io mi confondo con tutti questi numeri e i percentili. Io vi dico cosa faccio nella mia pratica clinica applicando i criteri di uno studio epidemiologico eseguito su un campione molto ampio di bambini canadesi molto vicini, certo, quindi al nostro stile di vita. Sotto i 16 anni 120-80, sotto ai 16 anni come gli adulti 130-85. E questo è quanto utilizzo nella mia pratica clinica. Spero che Ugo mi sia... Guarda Paolo, hai fatto benissimo, perché innanzitutto ho ripetuto quel 130-85 perché è quello riportato da queste ultime linee guida. Mi permetto di dire che sono un po'... abbiamo preso tutto quello che c'era e l'abbiamo scritto, ma indipendentemente da questo io in pratica faccio questo: sotto i 6 anni il bambino deve stare assolutamente sotto 110-70, dai 6 ai 12 115-75, sotto i 18 120-80. È semplice, veloce e rapido, poi se mi voglio divertire con le tabelle faccio il centile, guardo il peso eccetera, ma così, come si dice, di primo acchito al letto del malato, se io c'ho il bambino di 5 anni che c'ha 120-80, è inutile che prendo la tabella e vado direttamente sulla pratica. È ovvio che quello che posso dire sullo studio del pediatra è come quando fai il percentile dell'altezza, lo metti sulle curve e va benissimo anche per fare un trend nel tempo. Però concordo con Paolo, con 110-70, 115-75, e come dicevano le linee guida dell'American Academy of Pediatrics del 2004, ribadite nel 2017, generalmente fino a 16 anni sotto 120-80. Questo non si scusa. Anche perché se passiamo da 127-82, probabilmente ha più danno rispetto a quello che c'ha 113-68. Questo non si scusa. Io scusate se intervengo di nuovo, ma vorrei chiedere ai colleghi che sono collegati se hanno domande, dubbi, precisazioni. Io per esempio ne avrei qualcuna, professor Pedrinelli,
circa la coartazione aortica, che è un argomento squisitamente di cardiologia pediatrica con cui concordo, però vorrei dare spazio, no Pierpaolo? È andata via la voce, Paolo. Soltanto nell'attesa di aspettare Paolo Guccione, che forse ha perso la linea, sì. Nel mondo pediatrico c'è un vecchio lavoro del 2005, lo studio Child, di cui io non sono sì. riuscito a trovare i dati da nessuna parte se non una specie di logo, perché quando si prendono questi dati delle scuole, chi è che li deve tenere? Qual è l'agenzia che li deve tenere? Mi permetto di dirti, lo studio Child, che è stato fatto dal gruppo di Milano, di Patrizia sì, Sali, sì. Cioè eravamo all'interno anche noi, in realtà hanno fatto un database in cui era possibile, collegandosi al sito, di inserire i risultati ottenuti dal tuo monitoraggio della pressione arteriosa 24 ore e automaticamente ti restituiva, diciamo così, la presenza o meno dell'ipertensione. Sì, ma questo studio Child è stato anche uno studio epidemiologico su tanti bambini. Questi valori, come ha detto Francesco Martino, italiani, chi è che li conserva? Io ho cercato, per correttezza anche di presentazione oggi, di cercare di citarla, poi non ho trovato nulla, neanche una pubblicazione. Se uno oggi con internet c'è tutto, anche la qualsiasi cosa, non sono riuscito a trovare una pubblicazione Child vecchissima, ma che non mi dice nulla. Quindi, per correttezza, un domani questi valori pressori misurati a scuola, chi li tiene? Il preside, il Ministero della Salute, la ASL? Bisognerebbe avere il coraggio di dire chi è che deve fare questo lavoro. Giuseppe, posso intervenire? Posso? Allora, io ho fatto due larghi studi di screening nelle scuole. Uno in Calabria, il CSCS pubblicato su Nutrition Metabolism Cardiovascular Disease, e un altro su 27.000 bambini pubblicato nel 2021, cioè l'anno scorso, e i dati ce l'ho io. Però uno dei compiti, credo io, del gruppo di studio della Società Italiana di Cardiologia per la Prevenzione Cardiovascolare dovrebbe essere quello di dire chi si occupa di screening, soprattutto chi si occupa di screening a cascata. E ribadisco il concetto del sinergismo tra operatori, di coloro i quali hanno la vita e, diciamo così, la salute del bambino. Cioè, io penso che chi si interessa dei bambini debba fare screening a cascata. Francesco, è incommiabile. Bambino, anche una domanda del pubblico. Un padre e una madre hanno una pressione alta. I bambini devono avere il rilevamento della pressione. Sì. E il pediatra. C'è una domanda. C'è una domanda dal pubblico, ovvero sì. Chiedono in caso di terapia, immagino, dell'ipertensione arteriosa essenziale, qual è il farmaco da usare più frequentemente? Grazie. Chi vuole rispondere? Io posso rispondere, se volete, certo. Quando, soprattutto nei bambini in cui va sempre. Certo, Ugo. La presenza o meno di una fibrodisplasia renale, cioè non sappiamo ancora se c'è un coinvolgimento renale, sicuramente i calcio antagonisti sono i farmaci più sicuri, cioè che non creano alterazioni importanti. Per cui quando io sono all'oscuro della situazione anatomica, iniziare col calcio antagonista è sicuramente il farmaco meno che può dare meno effetti collaterali. Nell'ipotesi della stenosi delle arterie renali sono controindicati ovviamente gli acidi inibitori dei sartani, quindi poi c'è il rialzo della creatinina. Scusa Ugo, quale calcio antagonista? Un dihidropiridinico? Sì, noi di solito usiamo l'amlodipina o la felodipina. Poi, proprio perché tutti questi farmaci, ricordiamoci bene che all'interno del foglietto illustrativo c'è scritto che non sono sperimentati sotto i 18 anni, quindi è nostra assoluta responsabilità la somministrazione di quel farmaco, per cui una volta che troviamo una strada generalmente percorriamo sempre la stessa per evitare di io spesso mi occupo anche un po' di adulti e poi mi sbizzarrisco con gli altri calci antagonisti. Nel bambino sappiamo che l'amlodipina va bene, è usata, strausata e siamo sicuri,
procediamo sempre su quella strada. Comunque nel paziente nefropatico è l'ACE inibitore il farmaco. Fino al paziente nefropatico è l'ACE inibitore, però è questo che dicevamo, cioè di prima, in prima istanza, non sapendo bene com'è la situazione, se voglio abbassare i valori, intanto parto col calcio antagonista e vado sicuro di non avere effetti collaterali e poi vado avanti con gli accertamenti. È ovvio che la terapia dovrebbe essere mirata alla causa, è chiaro questo. Ugo, Roberto, la terapia è necessaria a che livello di pressione? Cioè noi troviamo una pressione un po' alta, 140-88, e avviamo un work up. Dobbiamo trattarlo il paziente? No, o aspettiamo? No, dobbiamo trattarlo. Ma, subito, prima del work up. No, perché scusa, prima facciamo il work up. Qual è il paziente a cui ti riferisci? È un paziente di che età? Quanti anni? Di 10 anni. Di 12 anni. 140-90 in un paziente, in un ragazzo di questa età, è un valore di ipertensione? È un valore consistente, asintomatico. Ipertensione severa che potrebbe essere trattata, però tieni conto che la dimostrazione del beneficio della terapia antipertensiva non esiste. Noi trattiamo queste persone sulla base di buonsenso e di inferenza, ma la dimostrazione che c'è danno d'organo trattarlo. Perché poi noi ipotizziamo un trattamento che durerà 40 anni, 50 anni, cioè non è un trattamento fatto per il prossimo mese o il prossimo anno, è un trattamento cronico. Con tutti poi, scusami Paolo, ritorniamo sempre al discorso, il paziente, il ragazzo che trovi... Non so cosa ne pensi, scusa. Prego, scusami. No, dico, il paziente che io trovo con 140-90, è veramente un 140-90? Ok, è un giovane... Ce lo ricontrollo, presenta sempre 140-90, ok, facciamo un monitoraggio delle 24 ore, vediamo se che non abbia ripercussioni. Questo volevo dire. E questo è ovviamente... Prima di iniziare la terapia. Dunque, un paziente che è un ragazzo, un bambino di 10 anni, che ha 140-90, ha la necessità anche di essere screenato per forme endocrine di ipertensione. Certo. E il feo, poi il paraganglioma, è una eziologia che non si può scartare, che ha bisogno di una valutazione attenta. Oppure un bambino che ha 140-90 e un potassio di 3,2, ammettiamo, questo è un paziente che ha una forma di iperaldosteronismo di varia natura, ma che comunque indirizza verso uno screening. Quindi insomma è necessario avere, ma come sappiamo tutti, insomma, è necessario avere una flowchart che abbiamo in mente, che è necessario seguire. Ecco. Io mi permetto di ricordare quella famosa diapositiva in cui c'era scritto Monster, in cui c'erano tutti i punti che bisognava affrontare e senza così perderne nessuno, perché senza volere, se uno non lavora, la parola Monster era una parola che raccoglieva tutte le indicazioni per fare un workup. Gli inglesi in questo danno questi acronimi perché aiutano a non saltare nessun punto. È ovvio che tutti siamo d'accordo. E poi comunque ci vuole anche un livello di cultura clinica e medica che in ogni caso è necessario possedere. Quindi insomma bisogna anche fare riferimento agli specialisti quando il caso lo richiede. E non sono necessariamente cardiologi gli specialisti, perché possono essere endocrinologi, nefrologi. E quindi è anche necessario avere in mente un certo livello di umiltà che ti consente di riferirla a colleghi che giustamente hanno più pratica di te in quella particolare manifestazione. Insomma. Un complicatissimo caso di feocromocitoma ha fatto impazzire tutta la pediatria di Palermo, perché siamo arrivati a andare avanti con cardura in un bambino di circa 6 anni, 4 mg per 3, con grandissima difficoltà anche dopo interventi chirurgici. Quindi voglio dire, quando ci sono questi rarissimi casi, certo, ci vuole il coinvolgimento di tante persone. Non c'è dubbio. No, benissimo. Scusa Roberto, dici Roberto. No, io stavo concludendo, davo ragione a Giuseppe Calcaterra che ci sono dei casi che sono difficili, casi difficili da cui è anche difficile arrivare a una conclusione, a una terapia appropriata. E anche questo va messo in conto. Io personalmente ho seguito, credo, nella mia parabola professionale, 3-4 giovani, non bambini, ma giovani adulti con feocromocitoma, e la diagnosi e anche la terapia è problematica. Problematica. ti mette a dura prova, insomma. Volevo concludere le parole di Martino, che
è giusto e encomiabile quello che tu fai, ma ti rendi conto che dovrebbe essere una società che gestisce questi dati? È ovvio che il ricercatore deve averne, tra virgolette, i meriti e sicuramente la riconoscenza da parte dell'opinione pubblica, del ministero, ma dovrebbero essere conservati in un posto, non dico pubblico, ma tutti domani, tra 50 anni, potremmo tutti arrivare ai tuoi dati e non bussare alla casa di Francesco Martino. Questo mi volevo riferire prima. È quello che sottolineavo io. Cioè, il gruppo di studio della prevenzione delle cardiopatie congenite e della prevenzione cardiovascolare in età pediatrica, come precipuo interesse dovrebbe essere quello di immagazzinare tutti i dati che i ricercatori preposti fanno. Cioè, io sono disponibile a inviare tutti i miei dati presenti, passati e quelli che farò al gruppo di studio. Ecco, si può fare un database importante. D'accordissimo, io sono andato in una società e ho detto: io c'ho il circulation tutto imbustato, ricordato, con scritto, dice, a chi li do tutti questi libri? Nessuno si è offerto, nessuna società, nessun istituto si è preso il mio circulation dal 1970 fino all'età in cui poi è diventato online e quindi è diventato facilissimo rintracciare. Io ringrazio il dottor Giordano, che so che si deve lasciare, ma penso che Paolo potrà concludere il webinar. Ringrazio ovviamente i relatori, i partecipanti, spero che sia stato utile. Prego Pierpaolo. Grazie Paolo. Io ringrazio tutti i relatori per le interessanti, diciamo, le loro interessanti presentazioni e la discussione ampia che ne è seguita, che potrebbe continuare, che certamente continuerà, ci sentiremo. Una volta esisteva, mi sembra di ricordare, Roberto, un centro studi della SIC che almeno aveva tentato di raccogliere dati da tutta Italia per creare dei database, poi non so come sia finito. È finito che non esiste più al momento. Non esiste più. E questo è un peccato. Si può ricostituire. Sì, dovrebbe esserci la fondazione che dovrebbe fare questa cosa. Adesso che diventerai consigliere, Roberto. Beh, insomma, quello non è detto, perché bisogna che qualcuno mi voti, per cui la mia elezione è subito, diciamo, netto. Il nostro voto è sicuro. Noi ti votiamo, dai. Siamo in tre. E poi io voto per me stesso, quindi bravo, quattro. Di fronte a me una grande futuro. Molto no, va bene. Ma il gruppo di studio è la sede per proporre questo, perché i gruppi di studio hanno la possibilità di lavorare e la SIC intende incentivare questo tipo di... Quello che stiamo facendo ora fa parte proprio del progetto di lavorare insieme, di fare dei gruppi che interagiscono, che amplificano la loro attività. Quindi incontrarsi per camminare insieme. Certo, certamente, assolutamente. Ma quello che stiamo discutendo ora è un bel esempio. Io, a parte che ognuno porta il proprio contributo che è di estremo valore, ma lavorando ancora di più si può fare ancora un valore ancora maggiore. Certo, sono d'accordo. Grazie a tutti. Grazie. Caro saluto a tutti. Chiudiamo la sessione. Grazie Paolo. Grazie, ciao a tutti. Paolo, a presto. Grazie Roberto, Francesco, Paolo, Pierpaolo. Ciao, grazie. Arrivederci. Perdonate, un saluto dalla professoressa Mattioli, che è ancora in difficoltà sull'autostrada. Saluta a tutti, è molto dispiaciuta di non aver potuto partecipare, però le ho detto che sarà occasione per ripetere. Non mancherà. Buone cose. Grazie. Ciao, grazie. Grazie, buona serata a tutti. Ciao. Arrivederci.